roba, 23 luglio, Dunlop Day, circuito di Misano Adriatico. Siamo pronti per entrare e fare schifo anche in quel di Misano, perché ovviamente gli emiliani non conoscevano ancora ste 89, quindi è giusto venire qua e venire a fare schifo anche qui. Mentre ringraziamo quello che sta pulendo la pit lane proprio nel momento in cui ho acceso la fotocamera. Quasi come passerò io sul rettilineo, la velocità più o meno è la stessa. Comunque uno si organizza, dice non vengo a Misano in giornata perché comunque sono quasi 400 km, insomma farla in giornata è un massacro. Mi organizzo, vengo la sera prima, dormo tranquillo, così sono direttamente qui e sono più riposato, sì. Certamente, ovviamente io potevo capitare nell'albergo tranquillo dove non c'erano rumori, dove non c'era niente. No, andiamo a letto a mezzanotte, mi sono addormentato alle 2:20 e alle 7 mi sono svegliato per venire qua, quindi era quasi meglio partire alle 4 del mattino e venire qua. Più o meno eravamo là. Comunque, detto questo, la giornata me la prenderò, tanto per cambiare, con calma, come se le altre fossero invece con una frenesia totale da tempo, anche perché è la mia prima volta a Misano. Misano non l'ho mai vista, ho visto un paio di onboard ieri giusto per capire dove mettere le ruote e non ho capito nulla, anche perché ho visto i video di Salvadori che diciamo che è proprio piano. Non va, non so i tempi di riferimento di un amatore mediamente lento come me qua dentro, ma vediamo. I primi stanno per entrare, quindi adesso andiamo in box, ci cominciamo a svestire e vediamo quanto faremo schifo anche in quel di Misano. Sempre ben vedere dal colorito sobrio e dalla faccia poco stressata, primo turno finito, non ho capito nulla. Il curvone veramente da gente che qua dentro non ha nulla. Io infatti quel minimo di materia grigia che ho entra in funzione proprio quando vedo il curvone e parzializzo un minimo il gas, perché sennò mi ritrovo direttamente al lido dei bagnanti di Misano. Le gomme, come sempre, io con le D213 giro da Dio, nonostante non sia un pilotone da 40 a Misano, io mi trovo da Dio. Molto probabilmente le sfrutterò al 20%, ma quel 20% io mi trovo perfettamente. Adesso ci facciamo un bel giro nel paddock, perché ho visto che ci sono le nuove S1000 RR, le vediamo da vicino perché non le ho ancora viste. Pausa pranzo. Come vedete sono ufficiale Dunlop, pilota ufficiale Dunlop. Ovviamente Dunlop mi ha invitato oggi per le mie prestazioni sublimi in pista, no? Talmente tanto forte che Dunlop non ha potuto fare a meno di invitarmi a questo evento proprio per insegnare a tutti come non si gira a Misano. Spero di non riflettere troppo la luce data la mia abbronzatura. Come potete vedere, Costantino Vitaliano, spostati proprio. La giornata sta andando perfetta. Dunlop
è a disposizione per ogni tipo di domanda, curiosità, recensione, qualunque cosa si possa chiedere sulle pressioni, che si hanno sempre i dubbi, Dunlop, a quanto devo mettere anteriore, a quanto devo mettere posteriore. Il buon Roberto e tutti gli altri ragazzi di Dunlop sono a disposizione per chiedere qualsiasi domanda. Quello che vorrei chiedergli io è quanto costa cambiare il polso destro con uno che funziona, perché il mio purtroppo... Siamo andati a vedere i tempi e anche oggi abbiamo fatto schifo, quindi obiettivo raggiunto. Ci riposiamo, aspettiamo le due, entriamo con il missile terra-aria e vediamo come vanno gli altri turni, se riusciamo ad abbassare un po' il tempo e a renderlo tale da potervelo dire. Visto che oggi non volevo fare schifo anche a Misano da solo, abbiamo un'altra persona che io non voglio dire che faccia schifo, ci mancherebbe, ma siamo comunque su livelli molto amatoriali, anzi molto da amatori, ed è lui, il buon Edo. Per il momento mi stai ficcando 7 decimi. Vabbè, 7 decimi, però nel nostro passo ti ho passato, sono passato alla variante del parco, non sono riuscito a venirti dietro. Le uniche due curve che mi vengono bene oggi sono la 1 e la 2, perché su tutte le altre non ho ancora capito nulla e quindi... Alla fine è il tempo. Mi è andata bene, esatto. Alla fine è il tempo che conta. Io a fine giornata secondo me mi dai un secondo. Il tempo comunque fa schifo, sia nel mio caso che nel suo caso. Non lo diciamo ancora, perché il tempo si dice a fine giornata, quindi vedremo. Però diamo un'anticipazione. Diciamo che noi il tempo lo prendiamo con la clessidra. Esatto. Il transponder non serve la clessidra. Il settore di pista che la gira mentre passiamo. Il calendario gira la pagina. Un motore infinito. Il test abbiamo fatto con la Sport Smart TT, che è la gomma 50% strada, 50% pista di Dunlop, e è andata benissimo, non mi ha mollato una volta, anche se aprivo a centro curva lei stava incollata a terra, mi sono veramente trovato da Dio. Non è una gomma in mescola come può essere la mia 213, quindi secondo me quella è la gomma ideale e perfetta per chi fa un ciclo misto della moto, quindi 50% strada, 50% pista. Una confidenza veramente assurda dopo mezzo giro, veramente pazzesca, e una tenuta allucinante. Nonostante oggi ci siano 30 e passa gradi, la gomma non mi ha mai mollato con 200 cavalli di moto, quindi davvero tantissima, tantissima roba. Adesso ci buttiamo dentro per gli ultimi due turni. Se non abbasso il tempo, prendo la moto e la lancio in autostrada nella corsia d'emergenza, tanto siamo qui vicini, e nell'ultimo turno cambieremo il treno, quindi vediamo se la mia sensibilità da paracarro sentirà il cambiamento appunto da treno usato a treno nuovo. Le varianti del parco, non so se era una mia impressione, ma come ho detto nel video prima, erano le uniche che mi riuscivano decentemente, niente di entusiasmante, ma uscivo abbastanza, secondo me, bene. Le Rio ogni giro in modo diverso, soprattutto la 1 dove chiude molto, entravo ogni giro diversamente, non riuscivo mai a farle nello stesso modo e mai nella maniera corretta, ovviamente. Ah, va bene, anche un paracarro sa aprire tutta la manopola del gas. La quercia, la stramaledetta quercia, anche questa non ho, ancora oggi non ho capito se prenderla come l'ho presa ora, stretta per poi allargare. Sicuramente devo prenderla più veloce, e qua c'è la bellezza del tramonto, se si sapesse fare. Io qua arrivo lunghissimo, come vedete neanche scalo in seconda perché non mi entrava la marcia, e prima che la 899 ritorni in coppia passano i minuti, non i secondi, i minuti. Poi vabbè, il curvone dove mi cago, ovviamente non lo faccio in pieno ma parzializzo perché sono un cagasotto, e qua come vedete metto in sesta, non si sa per quale motivo, e non la scalo mai.
scalo 6 marce tutte insieme e anche qua perdo i minuti. Al carro, anche qua la faccio tutta di percorrenza, stiamo 2 ore piegati e perdiamo tempo su tempo. Qua la faccio in seconda e non in terza, non si capisce perché. E poi c'è la Misano dove chiudo questo fantastico giro che prenderete tutti come esempio da non fare a Misano, così non si gira a Misano. Anche stavolta posso dire con sufficiente sicurezza: giornata finita, giornata spettacolare. Ringrazio veramente di cuore Dunlop, è stata veramente una giornata che mi ricorderò per molto tempo, organizzata al top. Vi consiglio vivamente per il prossimo anno di prenotarvi appena vedete l'evento di Dunlop. I prezzi sono abbordabilissimi, questa giornata qua a Misano era fuori a 125 euro, quindi è un prezzo della Madonna, considerando quanto costano le giornate in pista solitamente. In più c'era la possibilità appunto di chiedere qualsiasi cosa allo staff di Dunlop, consigli sulle pressioni, su che tipo di gomma montare, sulla mescola. I tecnici erano veramente tutti disponibilissimi, a me hanno dato delle dritte veramente importanti. Il tempo, come avrete sicuramente potuto vedere, è stato fatto in un giro con una valanga di errori, tanto per cambiare, non solo di traiettoria ma anche dei palesi lunghi. Quindi io non voglio ovviamente fare quello sì ma senza lunghi, ma qui, ma là, ma vi lascio immaginare il margine di miglioramento che c'è in questa pista qui. Era la mia primissima volta, va bene. Detto questo, ringrazio nuovamente tutto lo staff Dunlop, ringrazio Edo, persona squisita, seguitelo su Instagram, veramente una persona doc. È stata una giornata all'insegna dei motociclisti amici. All'interno del box non ci conoscevamo, abbiamo fatto amicizia, ci siamo scambiati i numeri a fine giornata. Questo deve essere lo spirito di chi va in pista. Chi se ne frega di chi vince la coppetta al pareggiamento, chi se ne frega se non girati in 30 a Cremona. Sti cazzi, questo deve essere lo spirito di una giornata in pista. Deve essere uno spirito di unione. Il motociclismo è unione e soprattutto passione. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate del video, della giornata. L'anno prossimo iscrivetevi ai Dunlop Day, perché è veramente una giornata consigliata, credetemi.